Siamo alla terza puntata di questa serie dove presentiamo i progetti smart di varie metrature. Partiamo da una linea contemporanea di 141 metri e vedremo varie soluzioni sia in stile moderno che in stile classico. Partiamo dalla prima. Smart 141. Questo fabbricato è composto da tre corpi sfalsati, una linea contemporanea, tre tetti ad altezze diverse con copertura piana e ampie zone luminose nella zona soggiorno, che è quella centrale. Andiamo all'interno, nella parte centrale appunto dicevamo che c'è un soggiorno, nell'ala di sinistra una cucina e una lavanderia, con anche una camera per gli ospiti dotata di bagno e anche di accesso dall'esterno diretto, soluzione quindi che si potrebbe anche applicare a chi vuole fare per esempio bed and breakfast, affittacamere con una stanza. E nell'ala destra di questo edificio troviamo la zona notte composta da due camere con cabina armadio e un bagno. Riceviamo spesso la domanda: posso personalizzare una casa da catalogo? Ecco, per rispondere a questo aspettate la fine del video dove ne parleremo. Questo modello è la Smart 150 più gli accessori. È una palazzina su due piani, zona giorno al piano terra e zona notte al piano superiore, con portico e terrazzo. Da notare il tetto, che ha degli aggetti importanti con un design minimale perché le travi secondarie sono nascoste da, diciamo, un controsoffitto in legno che dà questo effetto liscio. Ci sono degli aggetti importanti, dei rivestimenti in parete in legno e i colori ovviamente si possono modificare a piacimento. All'interno troviamo un soggiorno, una cucina, che sono ambienti uniti ma separabili con una porta, un bagno di servizio dotato anche nell'antibagno di lavatrice e un sottoscala attrezzato per gli impianti. Salendo la scala, piccolo corridoio, tre camere e un bagno. La camera matrimoniale e una delle due camere doppie hanno accesso diretto sul terrazzo. La prossima villetta è una delle mie preferite ed è la Smart 165. In sovrimpressione e nei commenti vi metto il link per visitare la villa che è stata anche conclusa. Andiamo a vedere com'è composta. Esternamente ci sono tre corpi di fabbrica. Quello più basso in prima vista è la zona cucina, e quello centrale è la zona open space del soggiorno con sopra le camere e poi dopo andando a vedere gli altri lati nel video vedrete la zona studio, un porticato. E cosa possiamo dire? Questa casa ha molte finestrature, soprattutto nella zona soggiorno, ed ha più possibilità di accesso, sia frontale che laterale, a sinistra e destra. L'open space di questa villetta è davvero importante perché racchiude insieme cucina, soggiorno e zona studio. Entrando nella casa abbiamo la sensazione di una casa veramente enorme ed è anche molto bella come design a mio parere. Vediamo delle spallette decorate eventualmente in pietra che danno un aggetto sulla porta scorrevole del soggiorno. Abbiamo un bel portico davanti alla cucina, davanti al soggiorno sul lato sinistro, un ulteriore portico sul lato destro e la zona studio è quella in alto a destra accanto alla scala. Il piano terra prevede anche un locale tecnico barra dispensa e un bagnetto. Abbiamo anche un piccolo spazio sottoscala per le macchine. Salendo al piano superiore, la casa è dotata di tre camere, una matrimoniale e due doppie, un bagno e una cabina armadio ad uso esclusivo della matrimoniale. Tra le varie possibilità di personalizzazione, la cabina armadio può diventare un terzo bagno. La prossima villetta, la Smart 167, abbina alla casa con due camere anche un garage e una zona soppalcata superiore. Andiamo a vedere l'interno. La zona centrale è quella alta con doppio volume e unisce il soggiorno al sottosoppalco dove troviamo la cucina. Nella zona centrale c'è anche un bagno e con la scala chioccia si può salire alla zona soppalcata aperta sul soggiorno. Tra le varie possibilità c'è quello di chiudere un soppalco e farlo diventare uno studietto. La zona notte è composta da due camere ma molto ampie, entrambe. Ci sono in totale due bagni ed un garage.
La zona soppalco potrebbe essere, come dicevamo prima, lo studio o una terza cameretta non ufficiale. Prima di salutarci, vi invito a iscrivervi al canale così non perderete la quarta puntata di questa serie. E adesso rispondiamo alla domanda posta all'inizio: quali personalizzazioni sono consentite su una casa da catalogo? Diciamo che in linea generale tutto è consentito, ma modificare un prodotto in serie ha delle conseguenze sul piano economico. Mi spiego meglio. Posso sempre scegliere di personalizzare colori, pavimenti, colori degli infissi, colori delle facciate, rivestimenti in pietra, in legno o altro materiale sull'esterno. Quindi da un punto di vista delle rifiniture ho ampie scelte. Oltretutto la disponibilità che abbiamo nel capitolato è ampia, quindi alcune valutazioni sono gratuite. Cosa invece mi comporta degli aggravi di costo? Modificare pareti e finestrature, soprattutto le pareti portanti. Se io vado a cambiare un muro che mi sorregge la casa, devo ricalcolare, anche se la modifica è una soltanto, tutta la struttura, dalle fondazioni fino al tetto. Quindi questa è una delle cose più inappropriate. In alcuni casi, invece, senza un grosso aggravio di costo, pagando solo la differenza reale, potrei sostituire una finestra con una portafinestra o viceversa. Posso anche fare delle modifiche impiantistiche qualora le preferenze del cliente siano diverse da quelle del capitolato. Per esempio, mettere un riscaldamento con bocchette incassate senza delle macchine a vista, oppure se qualcuno volesse farlo il riscaldamento radiante a pavimento. Certo è che partire da una base standardizzata ed ottimizzata nei costi, come nei esempi che vedremo nel video successivo, la Smart 180 o la Bifamiliare 272, dove il prezzo di partenza è veramente buono, apportare una modifica a queste soluzioni potrebbe essere conveniente. In molti casi invece il vostro terreno, la vostra circostanza non vi consente di inserire una casa da catalogo. Quindi potete rivolgervi al vostro tecnico di fiducia e sottoporci il vostro disegno per un preventivo.